Buonasera a tutti e ben ritrovati su Bridges Online. Cerco di dirlo come posso nel mio migliore dei modi. Allora, buonasera a tutti, ringrazio Gaetano Vivo di darmi questo spazio sul suo canale su Bridges Online. Buonasera a tutti, spero che intanto che ci bentornati nelle nostre dirette. Intanto che ci ritroviamo, aspettiamo qualcuno, facciamo due chiacchiere, ok? Intanto vi rinnovo gli auguri di Buon Natale, anche se sono passati 3 giorni. Spero che abbiate passato serene le feste, ok? E con un po' di gioia nel cuore, un po' di tranquillità. Sappiamo che queste feste a tante persone portano un po' di malinconia a tutti, non a tanti, a tutti, tutti noi portano un po' di malinconia, però sapete benissimamente che il mondo dell'oltre non vuole questo, vuole che siamo un po' più sereni e un po' più tranquilli. Allora, intanto che vi aspetto, ok? Vediamo, non ho preparato, ragazzi, non ho preparato nessun argomento stasera. Quindi andiamo a ruota libera, vediamo cosa arriva, come si svolge la serata. Sapete benissimo che l'oltre. Ecco, non vedevo i commenti, adesso li vedo. Ciao Anna Porta, ciao Gra, ciao Giovina, ciao Rosanna, ciao Maria Grazia, ciao Tania, ciao Piera, ci vediamo 17 Lolli, ciao Antonella, ciao cuore mio. Buonasera Angelo, buonasera a tutti quanti, quindi stasera andiamo a ruota. Ciao Giovanna Berardino, non faccio medianità pubblica stasera. Grazie anche a te Antonio, ciao Katia, grazie di tutto quello che fai per me, grazie. Grazie veramente di cuore, infatti volevo ringraziare fortemente Katia Damiani per quello che fa, per quello che mi segue, non soltanto sul gruppo ma anche esternamente, vorrei ringraziarla proprio con affetto. Stavo dicendo Giovina Berardino, non faccio medianità pubblica stasera, l'ho fatta solo nelle varie 3 serate e basta, ok? Tutto qua. Parlo di medianità nelle dirette. Ciao Loredana, quindi così te lo spiego. Allora, intanto che vi aspetto, allora vediamo di. Jerry, c'è una domanda che vorrei farti. Ciao Mirella, ciao, certamente. Nei tuoi contatti mi dicono, c'è stato qualcuno tra passato? No. Che ti ha parlato di Gesù? No. No, questo no. Non so neanche il perché, capito? No, non ho mai venuto nessuno a dirmi che ho Gesù in parte. È una spiegazione che ti do, o che hanno incontrato Gesù, o che Gesù li ha abbracciati. No, non mi hanno detto mai niente di queste cose. Ok, Mirella, grazie. Questa è la mia, per quanto riguarda la mia esperienza, mi è caduto il gomito. Allora, ciao Raluca, ciao. Io ho una domanda un po' strana. Nessuna domanda è strana e se riesco a rispondervi per quello che so io, più che volentieri. Ok, sapete che sono sincero e se non so però rispondervi, mi rimanderò alla prossima lezione che cercherò di rispondere bene alle vostre domande. Ok, allora, esistono davvero degli spiriti che riescono a possedere le persone oppure solo dei racconti? Allora, diciamo che è un argomento un po' particolare quello che tu mi stai chiedendo. Diciamo che possono esistere. Allora, vediamo di spiegarci meglio, ok? Allora, aspetta, adesso provo a spiegartelo. Ciao Arianna, ok, ciao, ok, ciao Franci, ciao, Ari, ciao Rosa, ah ok, arrivo Raluca, ah era per capire se ci sarà un incontro con lui, non te lo so dire Mirella, perché ti posso dire questo, che dalle mie esperienze, dai miei contatti che faccio con l'oltre,
scusate, con le persone, so che quando c'è un passaggio tra una soglia e l'altra, ok? Di solito arrivano a prenderci le persone che abbiamo avuto nella vita, questo lo sai, quindi può essere il papà, il figlio, la mamma, lo zio. Non ho visto, non ho sentito che mi ha detto che hanno incontrato Gesù, questo no. Ok? Ciao Alessandra, allora aspettate, ok, allora torno in su. Grazie a te. Ok. Ok. Allora, io una domanda un po' strana. Allora, ti spiego. Possedere le persone oppure sono solo dei racconti? Ci sono delle tecniche particolari della medianità nelle quali io ho visto, dove quando sono andato a studiare, c'è un, come posso dirti, tipo, non è decisamente un possedere, ma è che il medium si spegne, ok? E interviene un'altra entità al suo posto che parla al suo posto. Questo sì, questo può capitare sì, perché il medium dà la possibilità a questa entità di comunicare con lui. Tipo Roberto Setti, entravano a parlare tramite lui i maestri del Cerchio Firenze 77. Su questo lato ti posso dire che so qualcosa, e perché succede così l'ho visto anche con i miei occhi. Ok? Questo sì. Sul possedere persone che tu intendi altre entità, ci sono dei casi, ma non conosco bene la dinamica e tutto il resto. Però ci sono dei casi, era Luca, questo sì. Non sono enormi, magari ce ne sono veramente rari e pochi, ma esistono, ok? Tipo ci sono gli esorcisti, lo sai, funziona così, ok? Questo ci sono, però non conosco bene il tema, quindi non so spiegarti bene su quanto riguarda l'esorcismo, come si fa, perché succede questo, eccetera, eccetera. Però ti posso dire che se un'entità tipo, ok, un ponte medianico, mezzo, può intercedere con tutta la concentrazione, ci vuole anni, anni di lavoro, di concentrazione, meditazione, respirazione, un concedersi a se stesso, capire veramente come si funziona, allora sì, può intercedere uno spirito che spegne il medium, interviene lo spirito, il medium va in uno stato catatonico, diciamo, e poi quando lo spirito finisce c'è questo cambio che il medium si riprende. Ok, questo l'ho visto dal vivo. Allora, intanto buonasera a tutti, spero di essere stato utile, era Luca. Ciao Antonella! Ciao! Allora, in questi giorni a Napoli mi è successa una cosa, e dimmi che c'è, la sfogliatella me l'hai mandata? No, bravo, bravo! Non ho avuto il desiderio di andare. Perfetto, ok. Non ho avuto il desiderio di andare al cimitero. O quando volevo, o dovevo partire, ho pianto perché mi sentivo uno schifo di mamma. Perché? Uno schifo di mamma? Tu sai benissimo che tuo figlio c'è il suo involucro in quel posto. Poi, benissimamente, io ti parlo di come la penso io. Ok? Sai benissimo che lì c'è un involucro perché tuo figlio ti è molto più vicino di quanto tu pensi, questo lo sai. Ok? Quindi non ti devi sentire uno schifo, è una sensazione che avevi. Ognuno si sente di fare quello che vuole. Perché ti dovresti sentire uno schifo, scusa? Lui secondo te vorrebbe questo? Non è che non ti guarda, non ti parla perché non sei andato al cimitero, non esiste proprio. Devi stare proprio sereno. Ciao Chiara! Allora, grazie a terra Luca. A me mi è arrivato Gesù una mattina alle 4, ho avuto una bellissima energia di felicità. Cristina Palovel. Bene, sono contento. Brava Cristina! Ciao Tania, Jerry, perché in questi giorni non riesco a sentire il mio papà? Di solito sento la sua energia, ma da dicembre lo sento raramente. Potrebbe essere che magari ci stai pensando troppo, che sei un po' troppo presa in questi pensieri e fai fatica a staccare il terreno dallo spirituale? Potrebbe essere quello, forse? Sento più quello, ti sento più radicata che alzata. Ok, devi rilassarti un attimo, vedrai che lo senti in un batter d'occhio. Poi devi sapere anche che loro danno anche un tempo di distacco, è capitato anche a me, capita a tutti questo distacco quando non si sentono, come mai non si sentono, cioè lo danno, si vede che in questo momento devi stare un po' più a terra, ma c'è, vedrai che lo risentirai. Ciao Rita, scusami, mo ti leggo. Ciao Rita, un bacio, Rita Russa, un bacio, ciao.
Ciao Paola, un abbraccio anche a te. Grazie a te Mirella. Allora. Ok, Maria Santoro, ho perso 2 milioni di amici nel 2021. Uno lo sento molto vicino, l'altra meno. C'è una spiegazione, avrei tanto bisogno di sentirla. No, non c'è una spiegazione. Devi capire magari le vibrazioni differenti da uno all'altro, capito? Devi capire come sentirli. Può darsi che uno ti dà una vibrazione sulla schiena e l'altra ti dà un brivido vicino al braccio, sulla testa, ok? Quindi devi essere tu a capire, a cercare, a chiedere come mai, fare il nome della persona con la quale hai intenzione di comunicare, sentire ci sei, mi fai sentire che ci sei, mi fai sentire dove posso sentirti, il brivido dove me lo stai mandando, così puoi dividere le due situazioni, ok? Gesù, il mio maestro, infatti mi fa studiare la metafisica. Bene, Cristina, bene. Buonasera a te, Cristiana. Ciao, Dani, ciao. Allora, ciao, Silvana. Brava, la transa di corporazione, esattamente. Esatto. Sì. Ciao Anna Maria. Ciao, cuore mio, salutami il mio Gerardo. Con la H, il mio Gerardo. Dagli un bacio e un abbraccio da parte mia. Non, ho una voglia di venire a rivedervi che tu non immagini nemmeno, soprattutto tuo marito. Ok? Ci voglio di fare due chiacchiere perché mi fa morire dal ridere, lo adoro. Lo adoro troppo tanto. Ciao Yvonne. Ciao Daisy. Grazie a te, Luca, di queste domande. Spero di essere stato utile. Grazie. Ciao Chiara. Ciao Anna Giusto. Lenuccia. Ciao. Ciao Patrizia, sto scorrendo. Ciao Claudia. Sento mia nonna molto vicino a me. Sì, potrebbe essere. Ragazzi, quando... Allora, dovete capire, facciamo delle differenze. Tanti chiedono come mai non riesco a sentirli, perché non viene a trovarmi, gli ho fatto qualcosa. No, non gli avete fatto niente. Dovete capire che di là c'è tutta un'altra coscienza. Non è la coscienza di rimorsi, di gelosia, di arrabbiature. Non c'è. Questo non c'è. C'è solo amore. Ok? Diciamo che se non vengono, o magari perché hanno qualcos'altro da fare, ok, o perché magari non siamo pronti a riceverli, perché c'è anche questa opzione, perché noi pensiamo, ah, ma noi siamo pronti a riceverli, magari non lo siamo, magari consciamente lo siamo, ma inconsciamente no, ok? Perché loro sono molto più avanti di noi, perché magari mi dicono, ma scusa, ma perché non posso vederli? Se io ti dovessi dire, lui mi risponde che... Se tu dovessi vederlo, ti spaventeresti, ti sembra... No, ma non è vero. Sei sicura che non è vero? E magari è così? Quindi bisogna aspettare, loro aspettano i nostri tempi. Non siamo noi che aspettiamo loro, sono loro che aspettano i nostri tempi di preparazione. Ok? Perché ve lo spiego. Nunzia, quando io sono entrato in questo campo, mi hanno fatto rientrare. Perché ho sospeso un po' questo periodo di contattistica e di contatti con l'oltre, non c'è mai stato un distacco, ma non sentivo, non parlavo, perché ho fatto la mia vita terrena. Quando l'ho ripreso, non è che dall'oggi al domani mi hanno detto, ok, l'hai ripreso, comincia a parlare, comincia a vederci. No, c'è un percorso da fare, è un percorso di preparazione per capire quando parlano loro. Per capire con chi stai parlando, per capire cosa stai vedendo, per capire come mai. E ancora adesso sarà sempre una preparazione. Mi avviso, cioè, stanno cambiando ancora una modalità di contatto, capito? Ogni volta è ogni tanto c'è questo cambiamento che mi sbarotta anche a me da destra e manca. Cioè il giorno, il mese, l'anno, mi dicono il compleanno, gennaio, ok, ma adesso mi danno anche la data, quindi è tutta una preparazione. Quindi perché non riesco a sognare il mio papà? Perché ti stanno preparando a rivederlo. Anche se sono passati 10-20 anni, magari ancora non sei pronta, ma te lo dico per esperienza, perché io ho rivisto una persona, e c'è anche mia cugina in diretta, che è praticamente suo papà, che mi ha fatto da padre, che l'ho rivisto dopo 30 anni. Ok?
30, avendo anche questa particolarità, ma l'ho rivisto dopo 30 anni in una regressione fatta da Pamela Vola, che mi ha fatto rivedere determinate persone, perché personalmente sapete benissimo che non ho, posso avere contatti personali con i miei parenti, posso sentirli le loro vibrazioni, ma non posso parlarci, ok? Quindi è un po', anche per me è un po' uno strazio, tra virgolette, però sono riuscito a rivederlo dopo 30 anni tramite un'ipnosi regressiva con Pam, ok? Quindi ti capisco, ma c'è una preparazione a tutto, ok? Magari prima non ero pronto, mi sarei spaventato, quindi è tutta una programmazione, una preparazione che loro fanno, ma vale per te Nunzia, ma vale anche per tante altre persone, ok? Loro ci preparano per vedere, capire, sentire e soprattutto per capire con chi stiamo parlando. Ciao Silvia. Ok. Non era da. Ciao Antonella. Spero di esserti stata utile, Nunzia. Ok? Stato utile, Nunzia. Non era da me la mia. Allora, Antonella, non era da me. La mia testa voleva stare più distratta possibile per non passare a tutto questo dolore. Ma ci sta, Anto, ci sta. Non sfragellarti la testa, non spaccartela. Ci sta, nessuno è arrabbiato con te, nessuno. Smettila di tirarti la cap, la mazzazzupi, ok? Ciao Alceo, auguri di buon Natale. Ciao Emiliana. Gerardo, ti chiedo come mai sono riuscita ad assistere. Allora, come mai sono riuscita ad assistere alla morte della mia adorata zia e non dei miei genitori? Che significa? E poi dopo 40 anni ho sognato mia nonna, mai sognata. Prima e mio fratello morto da bambino, oltre 50 anni fa, e mai sognato prima, mi deve succedere niente, non ti deve succedere niente. Quello che ho detto prima, ti hanno preparato, ti hanno solo preparato a vedere delle cose che prima non riuscivi a vedere, capito? Quindi tranquilla, non succede niente, stai serena, non devi andare da nessuna parte, ok? Tranquilla. Maria Santoro, buonasera. Elena P. Ciao Elena, buonasera Jerry, buonasera a te. So che ci sono entità parassite che si celano sotto false sembianze. Aspetta, raccogliere dell'etere tutte le informazioni, anche le più personali, per farsi passare per chi non sono. E come fai a sapere che i defunti che vedi siano degli autentici e non falsi? Ah, allora Elena, te lo spiego benissimo. Questo è quello che stavo spiegando prima, ma sto già rispondendo alle vostre domande rispondendo a Nunzia. Quello che ti dicevo prima, quando io ho ricominciato questo percorso che il mondo dell'oltre ha scelto, o io ho scelto prima di scendere di ricominciare a quell'età, e dico anche alle persone che mi chiedono, mi fanno queste domande, prima innanzitutto io ho a che fare, vedo l'entità, non è solo per quanto riguarda la parola nell'orecchio, ma vedo proprio l'entità. Ok, quindi vedo l'energia che gli gira in giro e l'energia non può mentire, ok? Innanzitutto. Secondo, io ho un triangolo, cioè non è un triangolo, ho delle persone nel mondo dell'oltre che mi tengono puliti i canali e quando arriva qualcosa che non torna, io non sto bene, ok? Se c'è qualche entità che cer ha cercato di entrare, perché mi è già capitato, mi hanno già messo alla prova, Elena, le sento proprio, capito? Sento questo fastidio, dico, c'è qualcosa che non mi torna. Quindi piuttosto chiudo il contatto, ok? E aspetto un attimo e poi lo riapro, non con lui, ok? Con la persona che è arrivata, perché poi ci sono delle domande che delle entità che cercano di burlarsi, ok? Non sanno, capito? E poi cosa fanno quelle entità? Quelle entità ti fanno salire l'ego quando fai i contatti, perché ti fanno azzeccare, scusate il termine, ti fanno riscontrare tutto quello che tu stai dicendo con la persona all'istante, ok? Quindi tu ti senti alto, ma se tu tieni un profilo basso, non si mettono di mezzo, capito? Ti lasciano stare, perché poi beh, sei protetto e, come posso dirti, non si intromettono, ma se arrivano li sento, li percepisco, hanno un'energia diversa e andrò sempre più avanti per capire sempre di più. Per quello che la tua domanda non cala al fagiolo, nel senso che quando le persone mi dicono guarda che io sento questo, questo, questo e quell'altro, e io gli dico scusa, ma con chi stai parlando? E io parlo, ma sei sicura?
E lui mi ha detto: ok, ma tu senti che la sua vibrazione? Senti che potrebbe essere lui? Non c'è qualcosa che stona? Quindi, quando io vi dico sempre, quando voi volete un contatto medianico voi personale, cercate di capire chi avete a che fare, perché ovviamente io cerco sempre di capire con chi ho a che fare, perché come dico sempre, preferisco mandare a casa una persona con dei dubbi dicendo: guarda che so che c'è una foto a casa con te e tuo papà, te, faccio l'esempio, te e tuo papà, e dietro c'è una dedica con l'anno, tu mi dici, le persone mi dicono no, non è possibile, e poi vai a casa e la trovi, preferisco andare a casa, che voi andate a casa con questo dubbio, perché io mi fido ciecamente del mondo dell'oltre, così io sono sicuro con chi parlo e voi siete sereni con chi avete parlato. Capito? Perché tante cose anche i parassiti non sanno. Capito? Quindi ci sono delle situazioni da capire. E poi quando è attaccato quell'entità che dici tu, l'ego è molto alto. Perché ti fanno trovare tutto in sintonia. Il problema è che quell'entità, dopo un po', quando si stufano, ti fanno buttare a zero e tu non sai più chi sei. Capito? Quindi per quello che il lavoro della medianità, come sempre detto, non finisce quando arrivi a trovare un contatto medianico, dici sono arrivato, parlo con loro, punto. No, la medianità va avanti, è in continua evoluzione a 360 gradi. Ve lo parlo di esperienza, io me ne accorgo, perché sapete benissimo, ragazzi, voi vivete con me, non sapete tutta la mia vita privata, perché non è dalla mia bocca. Però vivete con me la mia medianità da quando ci conosciamo, quindi sapete che ho incominciato con i contatti a vederli, con ascoltarli, ho incominciato a sentire il sugo, ho incominciato a sentire pronunciare dei nomi che non sono direttamente loro, ma loro mi danno un nome per quanto riguarda non il nucleo familiare, anche di un compagno di scuola che è stato con loro. Ti faccio un esempio, Elena. Cioè, sono persone che arrivano dopo, che hanno 50 anni, 60 anni di vita e gli dico: tu conosci un certo Piero? E lei mi dice: no, guarda, io nella mia vita non ho mai conosciuto un Piero. Io dico: per me sì, è stato un tuo compagno di classe, perché ho questa entità che è tua mamma che me lo dice. Sai, Jerry, che c'è ragione, che ho conosciuto solo un Piero ed era un mio compagno di scuola, ma non voglio avere la ragione. Questo vi fa capire che stiamo comunicando con loro, capisci? Quindi adesso, per farti di esempio, mi stanno facendo sentire le date, mi stanno dando proprio i giorni, quindi sta cambiando, quindi io sono un po' così perché dico: cosa sta succedendo? Prima non avevo i giorni, perché adesso mi date anche questo? Come devo proporre i contatti? Come devo, perché dopo li devo riformulare, perché poi riformulare niente, perché tanto loro fanno a ruota, mi parlano da una cosa all'altra, io ok, capisci? Quindi è questo, poi ho delle entità che mi proteggono, a parte le mie guide spirituali, quindi so, e poi so quando arriva un'energia diversa, la sento subito, perché ne ho già avute esperienze. Ok? Grazie della domanda, spero di essere stato chiaro, così abbiamo un po' messo a posto le cose anche con tutti. Ciao Giuseppina, ciao Silvana, ciao Anna, dagli un bacio al Gerardo, certo che arrivo, certo. E come dice tuo marito, aspetta. Se non me la ricordo, mi fa morire da ridere. Allora, che abbiamo l'anima aggrappata ai denti. Quando mi ha detto questa frase suo marito, Lara Maria Squeri, ho incominciato a ridere e non finivo più, perché non l'avevo mai sentita. E mi ha dato un'emozione del cuore mentre lui la diceva che voi non potete immaginare. Ciao Francesco. Ciao Mary la Norma, certo che ti saluto. Ciao Nadia, ciao Emilio, ciao. Allora, ciao Sara Forlani, ciao Gerardo, quali sono le emozioni o gli stati d'animo che facilitano i nostri cari ad avvicinarsi a noi? La nostra serenità, la nostra concentrazione con noi stessi. Questo è per loro la facilità di avvicinarsi a noi. E infatti, se tu ci fai caso, Sara, la maggior parte delle persone dove li vede? Nei sogni. Perché? Perché la mente dorme e parte l'inconscio. Capito? Dove sei più sereno. Ah, ciao Angela, Laura Lamarca, come fare a mettersi in contatto con i nostri cari? Laura Lamarca, allora, spero di essere
dove, Anna, mi sa che... Ciao Paola! Allora, come fare, allora ripeto, come fare a mettersi in contatto con i nostri cari? Ci spieghi un metodo semplice. Sì, allora non c'è un metodo semplice, nel senso, ragazzi, io ho questa idea e ripeto, ed è la mia, ok? Io penso che siamo tutti sensitivi, ma arrivare a toccare la medianità è molto difficile, ok? Perché c'è chi ci nasce, c'è chi ci arriva, ma ci vogliono anni, ma anni, ma anni ad arrivare a toccare la medianità. Chi per un dolore, chi per un altro, chi per un altro ancora, ok? Non è semplice arrivare a toccare i nostri cari. Non è che non c'è un metodo, non te lo voglio spiegare, assolutamente. Certo, però è un lavoro dentro se stessi che non finirà mai, fin quando non si avrà, non si starà per l'ultimo giorno qua sulla terra, ok? Quindi questo bisogna capire. Siamo tutti sensitivi perché abbiamo tutti il sesto senso, ma arrivare a essere medianici, come si dice, di acque e ponti ne deve veramente passare tanta. Come dico sempre io, per chi mi conosce lo sa, io sì, mi definisco, scusate, mi definiscono un medium perché sono un mezzo, ma per come mi vedo io, arrivare a toccare veramente la medianità, se ci arriverò, forse riuscirò a toccarla ai 90 anni, capito? Poi la medianità che abbiamo noi dalla nascita arriva da vite precedenti che ci abbiamo lavorato su e andremo ancora a lavorarci su andando avanti nella vita. Ci passeremo tutti, chi prima o chi poi, ma tutti arriveremo qua nelle vite andando avanti, ok? Quindi ci sono i metodi per toccare il mondo dell'oltre, ma ti dico anche questo: perché volete arrivare subito a toccare l'oltre quando avete le guide molto più vicino e che potete toccare, vedere, vedere no, però percepire. Perché non arrivate prima loro che sono molto più vicini dell'oltre, che ci sono sempre dietro? L'oltre è un po' più alto. Di solito quando si insegna questo è quello che mi hanno insegnato a me, quello che si insegna la medialità è molto più vicino a una guida che il mondo dell'oltre. Quindi prima andiamo a toccare le guide. Perché noi dico, allora tocchiamo l'oltre e poi tocchiamo le guide. No, prima tocchiamo le guide e poi tocchiamo l'oltre. Capito? Perché la guida ci guida ed è molto più vicina. Ok? Io li vedo sì, certo che li vedo, Anna, li vedo sì, con i vari colori dipende, lo ripeto, li vedo nei vari colori, dipende come sono andati nell'oltre, perché anche questo sta cambiando. È tutto un diverso modo e quindi è ancora un caos, però sì. Ciao Cristina Popol, infatti dobbiamo essere noi pronti a ricevere i messaggi ed esplicitamente nell'incorso. Esatto. Ciao Patrizia Liliana Prudentino. Ciao. Volevo chiederti se durante una malattia, chiedendo alla mamma che è nella luce di farmi guarire, può essere che mi aiutano? Ti fermo un attimo. Allora, puoi chiedere aiuto nella guarigione, ma la guarigione deve partire da dentro di te. Ok? Sei tu che ti autoguarisci. Loro ti possono mangiare, sì, mandare, sto pensando ancora a mangiare, mandare guarigione, ok? Come le entità che siamo sulla terra di luce che aiutano con le guarigioni, nelle preghiere, quello che facciamo noi, ma quella che decidi di guarire sei tu. Ok? Ciao Lucia Sonnini. A volte vedo ombre che passano velocemente, sento che è mio padre, mio marito invece non lo sento. Devo fare qualcosa per lui? No, assolutamente. Innanzitutto devi vedere che colori sono le ombre che vedi, ok? Se senti la percezione dell'energia di tuo padre, va bene, però ti direi di vedere di che colori sono queste ombre prima di tutto, ok? Ciao Rosanna Marchioni, ciao. Ciao Gerry, allora io ho visto, ho toccato una mia zia, è vero, mi sono spaventata, ma poi ero serena. Va bene, perfetto, però vedi che al momento ti spaventano, però sapeva di farsi presente che al momento ti saresti spaventata, ma come l'hai toccata ti ha portato serenità. Però ognuno ha le sue reazioni, e anche per me è stato semplice la prima volta che li ho visti, capito? Quando mi sono trovato davanti
perché è nuovo, lo rispiego, ok? Dopo spiego, ok? Quando sono andato a fare un messaggio energetico perché avevo paura di determinate cose, questa ragazza finisce e vedo due entità in parte a lei, io così. Io ho detto, scusa, chi è che in parte? Vedo due persone, ok? Entità, no, chiamate persone, io, di color viola, color indaco, che sono vicino a te, gliel'ho descritte, cioè, e lei mi ha detto, ah sì, grazie. Io ho detto chi sono, scusa, così con quegli occhi così, ho detto cosa ho visto, ok? Quindi puoi immaginare, ci sono passato prima io, hai capito? Quindi ti capisco benissimo. Ciao Silvana, se si comportano male, malissimo, hai il coraggio di farsi sentire dal familiare? Ciao Silvana, allora, mi è già capitato che ci sono state queste situazioni, certo, vengono a chiedere anche scusa e la loro energia quando arrivano non è totalmente colorata, ma lo capisco che c'è qualcosa perché hanno un'energia diversa, ok? E mi chiedono, cioè, che vogliono parlare, ma prima di far parlare voi o di dirti il grado di parentela, lui incomincia a dire: guarda, che mi fa sentire chi è, scusami, e mi dice: io vorrei chiedere scusa a questa persona perché ho fatto questo, questo, questo. Non mi dice tutti i particolari, però mi dà delle evidenze che ti servono a te per delle situazioni, ok? E ti chiede scusa. Sì, che può capitare, certo che può capitare, sì, perché magari non si è chiesto scusa sulla terra, quindi deve finire un percorso, ok? E c'è questo, diciamo, nodo da risolvere, certo che può. Tu dici, è troppo semplice, io ci sto, ho già capito, è troppo semplice dire scusa dall'altra parte che invita. C'hai ragione, questo c'hai ragione, però sono così determinate persone. Ok? Ciao Simona Rutigliano, ciao Gerardo, a me capita di avere ogni tanto delle visioni e di chi non c'è più è dopo e di sbadigliare pesantemente, allora, di avere ogni tanto delle visioni di chi non c'è più e dopo di sbadigliare e pesantezza di testa, normale? Sì, allora, ti spiego, io a me mi viene di sbadigliare quando di fronte a delle persone che hanno delle energie diverse, un po' strane o... Diciamo che non sono belle pulite, allora io sbadiglio perché le pulisco, questo è quando sbadiglio, ok? E però è pesantezza, sì, ci può stare, sì, ognuno è fatto a sé, però sì. Ciao Nunzia, ciao Emiliana Cerrato, mia sorella vive di odio e rancore nei miei confronti, scusa, e nei confronti di mio fratello, ma mentre mio fratello ne ha combinate di ogni, ok? Io sono sempre stata amorevole e giustificavo ogni sua cattiveria. Potrebbe tornare la pace tra noi? O cosa dovrei fare? Tu puoi fare quello che stai facendo adesso, pregare, portare pace. Poi dipende da tua sorella se vuole cambiare. Non puoi intervenire su un cambiamento di una persona. Però se tu continui a lavorare su questa energia, potrebbe essere che tutto torni non alla normalità, ma può tornare un po' più serenità e tranquillità. Quello sì. Però tu devi continuare così. Ciao Tania, Jerry, quindi se penso troppo a mio papà, questo non aiuta per sentirlo? A te non aiuta, non a lui, a te. Capito? Devi stare un po' più serena, più tranquilla, non dimenticate nessuno. Non è che se non ci pensi un secondo lui lo dimentichi, assolutamente no. Capito? Più serena e loro arrivano più vicini. Ciao Rossella, Bazzetta. Perché durante il contatto voi medio riuscite a trasmettere frasi precise pronunciate dal defunto e altre volte fate più fatica, dovete voi invece cercare di interpretare i loro messaggi? Allora, innanzitutto dipende dal flusso e poi hai ragione, noi dovremmo portare solo i messaggi, ma cerchiamo di aiutare la persona che ha di fronte, ok, a interpretare quello che vediamo noi, ok? Perché magari tante volte ci capita di vedere, ok? Ti faccio un esempio così Rossella, capisci? Magari io ti spiego, guarda Ross, ti chiamo Ross, mi viene a dirti Ross, scusa, Ross, e ti dico, guarda Ross, io vedo il 1978 e so che sento l'estate, quindi penso tra giugno e agosto ti è successo qualcosa. Tu mi dici no, non mi ricordo, 78, avevo 3 anni, non lo so, non mi ricordo. Bene, ti dico allora Ross, per me tu tra giugno e agosto sei finita all'ospedale con 40 di febbre e so che tuo papà era preoccupato. È un esempio, Ross. E tu mi dici, aspetta,
Ah sì, forse sai c'è ragione, avevo avuto una sai che c'è ragione. Bene, loro questo posso interpretarlo perché cerco di aiutarti a capire perché mi ha dato il 1978, se intendi questo. Se invece, perché tante volte quando loro vi danno i messaggi, voi cominciate a far così. E quindi noi cerchiamo, visto che ci troviamo un po' sprovvisti, nel senso che cerchiamo di darvi una mano. Tutto qua. Capito? Solo per quello. Però dopo naturalmente la interpretazione è tutta la vostra. Però noi solo cerchiamo di aiutarvi in quello che possiamo fare. Ok? Ciao Silvana, Manzella. Ma perché mia madre non la sogno? Però ogni tanto sento sempre nel sogno che è accanto a me, ma non si fa vedere. L'importante è che la senti, ok? Vicino a te. L'importante è questo. Poi che non si faccia vedere non è un problema. L'importante è sentire. E già che senti, è tanto, capito? Non ti preoccupare, prima o poi la vedi. Sì, andiamo avanti. Ciao Lari, ciao Jerry, c'è una donna di 40 anni in su, la vedo con i capelli neri a caschetto con frangia. E andava nell'oltre per una malattia incurabile, aveva perso i capelli, la vedo con la parrucca di come l'ho descritta. C'è una donna di 40 anni in su, la vedo con i capelli neri a caschetto con la frangia. È andata nell'oltre per una malattia incurabile, ok? Aveva perso i capelli, la vedo con la parrucca di come l'ho descritta. Ok, vediamo se qualcuno ha un riscontro. 40 anni su, quindi tra i 40 e i 50, Lori. Ok? Elvira Palladino, vorrei diventare come te. Grazie. Ma magari puoi diventare anche migliore di me, capito? Però voi vedete il lato positivo. Nella medianità, ragazzi, c'è il pro e il contro. Il secondo punto è l'aspetto della salute. Voi vedete determinate cose, ma non vedete le altre. Perché quello che vi voglio dire è che la medianità è bella, io non la cambierei con nessun'altra cosa al mondo, sappiatelo. È una cosa che amo fare, mi piace tantissimo. Ma c'è anche un altro aspetto, la salute. Noi siamo soggetti, cioè, facciamo così, da quando sono nel percorso ho fatto dei cambiamenti anche per quanto riguarda la salute, ok? Quindi c'è il pro e il contro, capito? Ok? Non perché non voglio assolutamente, dovete tutti spingervi a sentire di più. Per l'amor di Dio, ragazzi, dateci dentro, capito? Però ci sono i pro e i contro. Ti faccio un esempio. Quando ho incominciato, c'è la mia. Le persone che mi aiutano, voi sapete benissimo, che mi ha sempre detto, mi hanno sempre detto, non correre, vero? Stanchi, ma io dovevo fare, dare aiuto, no? A un certo punto inoltre mi ha detto, va bene, non capisci l'italiano, te lo facciamo capire noi. Sono andato, tanto la gente la sa la mia vita, sono andato a Viareggio, ho fatto la serata di medianità pubblica, ma la notte sono andato alle 2, strano per me, alle 6 del mattino avevo 140 di tachicardia, ero cotto. Cotto a dire poco, che lo stesso giorno nel pomeriggio ero da un mio amico, che è anche sul gruppo, che fa il medico ayurvedico, mi ha detto guarda che sei stanco, perché mi aveva provato la medicina ayurvedica, mi ha detto guarda che sei stanco, oh, ma io non mi sento, eppure la mattina ho preso, sono tornato a casa, perché ero stanco, ok? Quindi ci sono i pro e i contro. E noi abbiamo i nostri tempi, perché dobbiamo ricaricarci, dobbiamo riprenderci, c'è tanto lavoro dietro, capito? Però io voglio che, desidero, voglio brutto, desidero che voi riusciate a toccare il maggior punto di punto del vostro essere. Tutti dobbiamo arrivare a sentire e a vedere qualcosa, ok? Allora, buonasera a te Maria, scusa. Silvana Puno, io avevo questa possibilità di avere contatti, ma ho avuto paura perché io non li cercavo. Ma se tu sei un punto di luce, loro vengono,
Però poi sta a te decidere se tenere aperto o chiudere. Questo è un tuo libero arbitrio, loro non ti disturbano. Jerry, ciao Giovina, ho cercato il messaggio in metafonia ma non riesco a sentire che sia mia figlia. Mi spieghi il perché? Perché non ti lasci andare? Perché non riesci a capire. Ciao Carmen, non riesci a sentire come dovresti sentire. Tu ascolti col suono mentale, dovresti sentire col suono della vibrazione se lei, non con le orecchie, con il sentire. E siccome purtroppo, ma ti do anche veramente ragione, questo ti mando un abbraccio, il tuo cuore è chiuso, non riesci a sentire quella vibrazione. Ma se tu lasci andare leggermente un po' più il tuo cuore, vedrai che quella vibrazione la senti. Ok? Ciao Maria Rosaria Lago, molto gentile, grazie. Non è che sono bravissimo, cerco di aiutarvi per quello che so io, sto studiando anch'io, dovrò studiare ancora anche per me stesso, ma per aiutare anche voi su delle domande che faccio fatica a rispondervi per quello. Ok, grazie mille Mariella, grazie Anna Giusto, grazie a te Elena, grazie Silvana. Ho visto fare i contatti di Antonio. È bravissimo anche se lui lo nega. Fammi emozionare, Antonio. Grazie di cuore, grazie. Grazie, veramente grazie delle vostre parole. Mi riempiono il cuore. Grazie mille, grazie, grazie. Jerry, dietro di te sul muro, tra quadro e porta, c'è una signora vestita di nero con i capelli scuri, alta e magra. Ok, grazie mille Rosanna, grazie di cuore. Vedo prima, vero, prima conosciamo le nostre guide e angeli, poi il mondo dell'oltre. Va bene, ok. A volte le guide sono persone dell'oltre o sbaglio? No, non sbagli. A volte le guide sono persone dell'oltre. Attenzione però, ferma Donatella. Sono persone dell'oltre che hanno camminato sulla terra, non nostri parenti. Ok? Sono persone che hanno già camminato sulla terra e piuttosto di scendere. E hanno scelto in quel momento di continuare di fare la guida di me, di te, di altre persone, ma non sono i nostri parenti, ok? Sono altre persone totalmente, ci assomigliano, ma sono totalmente altre persone, non sono i nostri parenti, ok? Così ho messo in chiaro anche un'altra cosa. Ciao Francesca, ciao Patrizia, ciao Luigia, ciao. Ciao Cristina Pidiu, ciao Gerardo, vuoi sapere come sta mia cognata Patrizia? Mi dispiace di dirti questa cosa, ma non lo so perché non ho contatti con l'oltre durante le dirette medianiche. Ok? Ho fatto solo quelle dirette di contatti pubblica medianica perché eravamo sotto Natale. Ok? Tutto qua. Io ho scelto quella. Ho scelto personalmente di non fare medianità pubblica nei gruppi. Okay, l'ho fatto solo esclusivamente perché mi è venuto dal mondo dell'oltre e io eseguo gli ordini. Okay? Ma loro sanno che non faccio queste cose. E loro sono. Abbiamo un bel rapporto con loro. Ho un bel rapporto con loro. Ciao Deborah, quindi chi muore perché decide di morire? Allora, quindi chi muore è perché decide di morire? No, ferma Deborah. Allora, chi va nell'oltre per una malattia o per qualsiasi altro, non, qua è un argomento vasto. Prima di scendere sappiamo già, allora ti faccio un esempio così tagliamo la testa al toro. Diciamo che c'è chi sceglie di andare per via di un tumore, ma prima di scendere sa già che va via per quello, non inconsciamente, se no la sua vita sarebbe tutto un modo diverso di viverlo, ok? Lo sa verso l'ultimo periodo. Come ci sono, purtroppo mi dispiace prendere degli esempi così, ma almeno riesco a mettervi chiare le idee. Ci sono delle mamme che sono anche in questo gruppo, ma anche nei altri, e sto constatando da tanto tempo questa cosa, che quando scende il proprio figlio, sanno già in quell'istante che lo perderanno presto, perché c'è qualcosa che proprio in quella frazione hanno già percepito, ok? Però dopo un po' quella situazione la lasciano andare, dicono ma sì, è una sensazione, sai, magari l'amore, però magari dopo un po' riviene, o magari il figlio dice, sai mamma, magari me ne andrò presto, chissà chi si prenderà cura di te, e
Poi ti faccio un esempio, tu gli dirai, ma sì, ma no, ma cosa stai dicendo? Quindi ci sono delle mamme che purtroppo vengono avvisate. Okay. Io ti faccio un esempio semplice, ti faccio l'esempio di mio suocero, che è il papà di Federica, che tornando da un pellegrinaggio, in un posto che tornammo, tornò e incominciò, lui aveva conigli, galline, e incominciò a sistemare tutto. Quindi non ha avuto più le galline, ha tolto tutti i conigli, ha cominciato a ribiancare casa, le tapparelle, il garage che non aveva mai fatto. Ha dato tutti i segnali che stava per partire. Però io non ero nella medianità, non capivo cosa stava succedendo. E la mattina prima di andarsene andò al camposanto con mia suocera e gli disse: io voglio stare lì. Mia suocera gli disse: ma cosa stai dicendo? Ce n'è ancora di vita. Il pomeriggio decide di andare da trovare l'altra sorella di mia moglie a bere il caffè alle 5 di pomeriggio. Mi dice: ma andiamo a fare? Sono le 5. Vabbè, vuoi andare? Andiamo a fare questa passeggiata. Quindi ha dato tutti i segnali che stava per tornare a casa. Non l'ha capito né lui, la sua anima sì, ma lui non l'ha capito. E non l'abbiamo capito nemmeno noi perché non ero in questo campo ancora, non capivo determinati punti, non ero appoggiato ancora a queste cose. Mi spieghi, se no me ne sarei accorto, ok? Avrei avvisato, mi avrebbero avvisato. Quindi capisci che ci sono dei punti in cui ci avvisano e dei punti in quali no? Ok? Spero di essere stato chiaro. Ciao Katia, allora, bravo Jerry, brava tu, non io. Io proprio tanto di cappello, tu lo sai, la stima che ho nei tuoi confronti. Ebbene sentire anche che non tutti possono diventare medium. Sfatiamo l'idea che basta qualche corso per arrivare a definirsi tale. I corsi, certo, possono aiutare ad aprire certi canali e renderci consapevoli di certe energie, sviluppare appunto la sensibilità, ma ripeto, non è per tutti. Non dico l'ultima frase perché non la dico. Ok, esatto. I corsi servono per noi. Per il nostro avanzare, per la nostra sensibilità, bisogna farli per questo. Poi, certo, più corsi fai, più, cioè, scusatemi, più fai il corso, più vai avanti, più trovi qualcosa dentro di te, più si muove qualcosa dentro di te, più cambi l'energia, più ti avvicini all'alto, più cammini meno terrenamente e più senti qualcosa in più. Sì, vero, esatto, puoi percepirli, sì, certo, questo sì. Perfettamente, c'è chi magari è predisposto alla medianità e ci arriva dopo, ma noi cerchiamo di aprire tutti i canali per essere molto più sensibili, molto più amorevoli, molto più sentire al di là che stando sulla terra, capito? Certo, esattamente, perfettamente, grazie Katia delle tue parole, grazie di cuore. Tra la porta e il quadro c'è una signora anziana, Laura Marca, ma sembra con i baffi. Tra la porta e il quadro, ok, grazie, molto gentile. A me vengono in sogno, certo, perché sei tranquilla, ti vengono a parlare e se ti dovessi mettere un block note e se una penna, magari scrivi anche cosa ti arriva, così puoi portare il messaggio a chi serve. Certo, vero, Francesca? Maria Grazia Moga, ciao, buonasera a te, volevo chiederti, non darmi del lei. Io preferisco del tu perché noi siamo una famiglia. Come si fa a comprendere chi è la nostra guida? Di solito è un familiare. No, infatti l'ho spiegato prima. Io ho la sensazione di avere più anime vicine a me. Come si fa ad interagire con una guida spirituale pur non avendo una protezione particolare? Allora, per interagire con una guida, innanzitutto bisogna trovare una consapevolezza con se stessi. E quello che hanno insegnato a me, io ve lo giro a voi, è meditare, trovare del tempo per noi stessi e concentrarci su noi stessi. Ok? Quindi, prima ci bilanciamo noi, troviamo un centro e prima cominciamo a sentire quella vocina strana che sentiamo nell'orecchio che ci dice: non andare a sinistra, vai a destra e tu non ti ascolto, vado a sinistra, così prendi un palo in fronte, lo facciamo tutti. Lo sapevo che dovevo andare a destra. Dobbiamo ascoltare, ma dobbiamo trovare prima un centro per noi, ok? Ok, Silvana, Emilia Cerrato, ciao. Ciao Emiliano. Gerardo, da quando è morto mio padre,
18 anni fa ho cominciato a sognarlo, il quale mi ha riferito. Aspetta che ti ho perso, aspetta, ok. Tante cose sull'altra dimensione, che quella è la vera vita, che l'oltre è come la terra, ma è più bello. Lui aveva il terrore di morire, poi mi ha detto tutte queste cose perfettamente. Poi via via, dopo la morte di mia zia che amavo come la mamma, anche lei in sogno, tanti messaggi, baci e abbracci, perfetto. Poi l'altra zia del mio cuore che addirittura mi ha chiamata nel dormiveglia, perfetto, con un omignolo che usava solo lei, alla grande. Infine mia mamma un continuo sogno, perfetto, vuol dire che mi sono io che mi suggestiono, sono loro che mi cercano. Tu non cerchi nessuno, sono loro che ti vengono a parlare. Vedo anch'io ombre sfuggenti dal campo visivo, oggetti muoversi, comprese due figure vere o nere, una dopo un incidente, sparite nel muro, ed un'altra mentre moriva mia zia, sparite alle mie spalle. Cosa mi succede? Devo fare qualcosa per approfondire questa cosa che ho? Allora, innanzitutto sì, prova ad approfondirla e cominciare a fare magari un corso con qualcuno che lo senti proprio nella tua vibrazione, e ti vengono a cercare. Non sono loro che ti cercano, ma sei tu che inconsciamente nel sonno, dove la mente è più tranquilla, ok, ti vengono a parlare come hai scritto tu. Ok? Ciao Lucia Sannini, le ombre sono tra il bianco e l'argento, molto leggere, come batuffoli di cotone, perfetto, vanno bene, ok? Grazie, perfetto. Sul muro in alto a sinistra, Patrizia Liliana Prudentino, vedo il viso di un bambino con i capelli neri e una frangetta sull'entroterra. Allora, sul muro in alto a sinistra, vedo il viso di un bambino con i capelli neri e una frangetta sui 7-8 anni tra la porta e il quadro. Grazie mille. A me. Aspetta qua. A me, ok? Grazie, Katia. Mio papà, Graziella Scher, mio papà è venuto a chiedere scusa per non aver compreso i miei bisogni tramite una viaggiatrice astrale, è vero? Non so risponderti a questa domanda, non ho avuto il contatto io, quindi non saprei dirti se è vero o no. Capito, Graziella? Non saprei dirti questa risposta. Ok? Buonasera a tutti. Ciao Sabrina. Allora, ti ha risposto, no, in alto, non è la presa di corrente, ma in alto. Okay, grazie Simona, grazie a te, anch'io l'ho visto, perfetto, Milagretta. Se non hai fiducia in ciò che ti è stato detto poco fa in diretta, non chiedere la prossima volta. Ok, Mirella sa di che cosa sta rispondendo, ok. Intorno a te ci sono più entità, Donatella Medda. Sì, questo ti do conferma. Questo sì. Quello che vedete voi non posso vederlo io per quanto riguarda i muri, perché siamo in casa. Però quello che stavi dicendo, Donatella, che sono circondato da entità, sì, questo sì. Io non so che entità, Donatella, possono essere, ma io ho sempre le mie guide che in protezione. Okay, poi vabbè, la mia casa è un bar, Donatella, puoi immaginare quanta gente ci sia, manca solo che gli verso del vino e poi siamo a posto ed è baldoria tutta la notte, capite? Voi ridete, ragazzi, voi ridete, ma io vi faccio ridere, ma voi dovreste stare in casa un attimo con me e Federica. Federica mi dice, hai finito? Io gli dico, guarda che non sto facendo niente. No, o vai in una stanza o vai nell'altra. Vi faccio perché? Oh, perché lei siccome sente le energie, poi stando con me, ciao. Io gli faccio venire mal di testa perché sono aperto, quindi loro arrivano, non sono i nostri parenti, ok? Questo sia chiaro. Però arrivano e dico, puoi chiuderti? C'ho mal di testa, infatti fa così, c'ha gli occhiali, fa così. Faccio, muore, cos'hai? E la prendo in giro, ho mal di testa, mandali via. Io, no, perché dovrei mandarli via? Mando via te piuttosto. Allora vado di là a vedere la TV, allora ciao. Questo è come far spostare mia moglie da una stanza all'altra, ok? Così posso guardare le partite. Ok, mi siamo fatti la risata, ci sta. Letizia, poi vedo sempre numeri, cifre sempre, ok? Cerca di capire tramite la numerologia come mai ti stanno mandando questi numeri, perché è capitato anche a me. Io lavoravo nell'ospedale nuovo di Bergamo quando lo stavano costruendo, l'avevano finito, e continuavo a vedere 13, 17, 17, 13, oppure guardavo l'orologio 13, 17, e poi ho capito perché mi stavano facendo vedere. Quindi,
Guardate sempre la numerologia come mai ce le stanno facendo vedere. Brava Katia, grande. Ciao Ale. Ciao Rosa Garofano. Allora, Eleonora Leonardi, ti do conferma che è un sì. C'è un cane lupo, ma è un cane lupo, non so come. Boh. Il mio cane lupo ce l'ho, ma è vivo e non c'è qua, comunque è fuori. Però potrebbe starci il cane lupo. Ti posso dire di sì perché è il mio animale totem. Quindi complimenti. Brava. Ciao Gerald, perché ogni tanto vedo mia mamma in sogno che stai male. Posso chiederti come stai tu, Rosa Garofano? Mi rispondi sotto? Non ti faccio un contatto, ti do la risposta dopo. Ho visto triste, ha un viso triste. E potrebbe essere Patrizia di qualche mamma che è qua o di qualche mamma che non c'è. Capito? Però non, di solito non so perché hanno un viso triste. Siccome non lo vedo io, non lo percepisco, non saprei risponderti, ok? Però se tu lo vedi triste, io non metto in dubbio assolutamente niente, questo dovete saperlo. Grazie a te Ale, grazie, grazie di cuore, grazie. Claudia Grattaduria. Perdonatemi se ogni tanto sbaglio i cognomi, non vi arrabbiate. Lo so, non. C'è una persona qua nello stesso, stasera non c'è, te la regalo io per Natale, dopo glielo dico, dopo la chiamo, dico, si stanno lamentando della mia sedia. Ok, io dal 91 non ho mai sognato il mio papà, ok, con cui mi sono lasciata male, adesso da quando ho iniziato il mio percorso spirituale mi è venuto in sogno, ci siamo perdonati ed è stato stupendo, adesso lui è sempre accanto a me in ogni momento ed è una sensazione meravigliosa. Perfetto, lui è sempre stato in parte a te. Sempre, forse magari eri tu che dovevi perdonare per lasciarlo entrare. Eh? La prossima volta cambio sedia, Elena, grazie. Ok. Buonasera a te, Maria. Invece a me disturbavano anche pesantemente le entità negative. Esattamente, Silvana potrebbe essere. Ti adoro perché sei molto umile. Grazie, Jerry. Grazie a te, Mirella. Grazie. Cerco di essere me stesso il più possibile. Io sono così. Sono nato così e sto così, non ci posso fare niente. Ma va bene, no? Ok. Buonasera. Anche perché così. Grazie mille, Silvana. Grazie, Mirella. Ciao, Tiziana. Allora, Piera, vedete una mamma? Grazie, Piera, della tua testimonianza. Io ho sempre saputo che mio figlio se ne sarebbe andato via presto e così è stato. Questo per farvi capire. Come ci fanno, come ci avvisano, ok? Difficilmente lo sanno i genitori, ok? Difficilmente lo sanno i genitori, il padre, la madre lo sa subito, perché la madre è proprio il contatto materno, è quello che ho sentito io quando ero incinta, percepivo già verso il quinto mese che perdevo il bambino, infatti è stato successo, esattamente. Buonasera a te, Tira. Sì, lo sentiamo un po' prima, sì. Gerardo, ciao Maria Teresa. Maria Vittoria Galleri. Gerardo, mi puoi aiutare a capire cosa mi succede? Proviamo, ok? Allora, ci sono entità che mi toccano mentre dormo, ma, non so, ma sono cosciente, si posano sul mio corpo, cerco il programma, ma sono in gabbia, poi mi sveglio e sento un peso sulle spalle. E anche un bruciore, ho chiesto un consulto con un sacerdote e mi dicono che devo pregare. Mi scrivi in privato, grazie. Ciao, ti rispondo dopo. Ciao Sofì. Tina Pia De Angelis. Il mio Alessio mi ha fatto aprire tutti i canali, ok? E ogni giorno che passa lo riesco a percepire tantissimo. Bravissima. Io ringrazio mio figlio di farmi da ponte tra voi gli esseri di luce. Bravissima, complimenti Tina. Ciao Sofì, ti ho già salutato. Ok. Mini Viganò, buonasera Jerry. Quanta energia intorno a te stasera? Vedo il viso dietro di te di una bella signora. Grazie mille, molto gentile. Sì, io ho le vibrazioni, ho i piedi alti così. E quindi, perché stanno continuando a mandare amore, quindi io lo sento. Volevo ribadire che. Ah, ok.
Sì, ok, perché come avevi risposto Graziella sembrava una domanda, era una domanda, però ci sta, perfetto, bravissima, se vedi che hai, bravissima, adesso l'hai formulata nel modo giusto e quindi ci sta. Volevo ribadire che è vero che vengono a chiedere scusa, bravissima, certo, bravissima, bravissima, ok. Esatto. Ne, beh, Adria, che problema c'è? Ti preoccupare. Ragazzi, io mi permetto di parlare così perché sono persone che conosco e so che sta ridendo dietro lo schermo. Questo lo so perfettamente perché sono le nostre comunicazioni e sono persone che percepisco veramente tanto. Ok? Gise di Gian Domenico, io ho perso il mio papi ed ero ricoverata in ospedale mentre riposavo. Ho sentito una voce che chiedeva: è morta anche lei? E un'altra alta voce rispondeva: io no, io penso che fosse lui. Potrebbe essere, non ero in quel luogo, ma potrebbe essere. Se l'hai sentito tu e pensi che sia questo, nessuno può toglierti il dubbio o il pensiero che sia lui. Se tu senti questo, perché era così? Sì, grazie Katia, grazie, grazie. Bravissimi, state. Mirella, volevo ricordarti che è vero che vengono a chiedere scusa. Sì, ben, ragazzi, ok. Bravi, bravi. Okay. Ciao, grazie a Palazzo. Grazie. Grazie mille. Io sto aspettando la risposta di Rosa. Adesso vado a cercarla. Grazie Alessandro, Letizia Neglio. Mentre dormo vengono persone che non ci sono più. E da quando avevo 15 anni. E luoghi mi trovo in luoghi e posti mai visti. Persone che vogliono con me, vogliono comunicare. Potrebbe essere, Letizia, che tu faccia i viaggi astrali, capito? Perché ti trovi nei luoghi diversi da dove sei. Devi capire se le situazioni, dovresti lavorarci un po'. Anche a te famiglia, Silvana, grazie di cuore. Io non percepisco più niente perché sei arrabbiata nera. Geri, per me va benissimo così, ce ne fossero persone come te. Grazie mille, Alessandro. Grazie a te Valeria. Grazie mille. Si vede che stasera si stanno mostrando bene. Ok. Sì, ok, perfetto. E va benissimo. Per me sei davvero un. Spero sempre che sia come dici tu, riguardo i risultati che ho. Ok. Laura Lamarca. I cani che vivono in casa con noi sono esseri che hanno una finalità, che sono qui per aiutarci. Esattamente. Ricordati sempre che non sei tu che scegli il cane, ma il cane che sceglie te o il gatto. Perché ti dico anche questa. Quando io ho preso il mio cucciolo di incrocio tra pastore tedesco e Rottweiler, erano, non mi ricordo se erano 7-8, ho detto, il primo che esce lo prendo. Ed è uscito lui. L'ho chiamato Zeus. Lo porto a casa da mia suocera, io abitavo, vabbè, con mia moglie e i miei suoceri. E un giorno mio suocero lascia aperto il garage. Il cane aveva 4-5 mesi, è uscito da una parte perché l'entrata del garage era così e l'entrata della casa è così. Non poteva sapere la strada, eppure me lo sono ritrovato davanti al cancello seduto che aspettava che gli aprivamo il cancello. Poi anche i gatti che ho, ok, sono loro che ci scelgono, non siamo noi che ci scegliamo loro. E infatti io li vedo, ok, ma non solo quelli. Sappiate che adesso vi faccio ridere. Gli animali in casa mia sono tutti strani. Ok, voi dite, ma sì, no, ve lo posso assicurare. Una volta avevo le galline, andato via mio suocero, le ho prese io per le uova. A un certo punto avevo una gallina, gallina, giorno prima faceva le uova. Giorno dopo mi chiama Federica e mi dice: oh, lo senti? E sentivo: è il gallo di chi è? È il nostro. E dico, che cazzo stai dicendo? Scusa la parola, ma che cosa stai dicendo? Sì, te la ricordi quella bianca? È un gallo. Fede, ti stai sbagliando. Perché ha fatto fino al giorno prima le uova e lei mi dice: no, vieni a casa e vedi. Vengo a casa e vedo sta gallina di bianca. Il problema, adesso io rido, ma il problema è che dopo l'ho data a un mio amico che fa l'allevatore e mi ha detto che praticamente si era girato, non ho capito ben cosa, che si sentiva un gallo, che gli animali strani tutti a me. Ok? Allora, non è sempre.
Allora, Maria Pia non è sempre, però mi capita quando sono più seria, riesco a percepire le sensazioni della persona vivente, cioè le sue cattiverie, e quando guardo i suoi occhi vedo un vuoto nero. Cosa può essere? Percepisci la sua vibrazione, non senti, non è l'oltre, senti la persona che è di fronte, la sua vibrazione, quando ti concentri con te stessa, l'hai detto tu, quindi questa è una spiegazione anche per gli altri, quando siamo concentrati con noi stessi. Allora, sì, esattamente. Ok, Uccio De Santis, bravissimo. Nuccia Francavilla, Jedi, perché vedo mia mamma in modo diverso dalle altre entità? Praticamente quando vuole farsi vedere mi è sufficiente chiudere gli occhi, soprattutto quando faccio sessioni di spirito a te, lei è sempre con me. Allora, come ho spiegato prima, Nuccia, io non ho la facoltà di vedere i miei cari nell'oltre, ok? Quindi non posso darti una spiegazione. Io sento la loro vibrazione. Quando io parto con le mie medianità, soprattutto quelle pubbliche, perché prima mi devo rilassare, eccetera, eccetera, sento proprio loro, ok? Le persone che mi fanno da protezione. Sento la mia guida, ok? Che mi dice una parola perché so che è lei, perché partiamo sempre con quella parola. E poi già quando sto per arrivare nel posto, sento quelle persone che mi amano, mi hanno amato nella vita e mi amano nell'oltre, sento proprio le loro vibrazioni e mi vengono le lacrime, perché sento proprio il loro amore, ok? Ma non, io non le vedo, io non ho quella facoltà, perché potrebbe essere un mentale, capito cosa voglio spiegarti? Quindi non li vedo, io non ho questa facoltà di vedere i miei defunti, ok? Non so spiegartelo questa cosa, ok? Grazie a te, io sto aspettando la risposta di Rosa. Grazie a te, Letizia. Sì, è vero, lo so che sei arrabbiata, la tua energia quando scrivi è questa, ok? Dovete capire un'altra cosa. Allora, aspettate che arrivo. Sì, dovete capire una cosa, chi ha dei doni particolari e tocca le energie sa già come scrivete, quindi per quello che Ilaria mi sono permessa di dirti che sei arrabbiata, perché la tua energia mi trasmette questo. Ok? Allora, Jerry, se fai qualcosa di sbagliato ti sgridano nell'oltre. Allora, non è che mi sgridano, mi tolgono proprio quello che ho, che è diverso, nel senso che voi pensate che, ve lo ripeto, che non è tutto rose e fiori, ok? E quando si è stanchi, quando c'è un momento di stacco, quando ti devono far capire delle cose, loro ti mettono un paletto, un alte, e ti dicono: guarda che c'è qualcosa che non va in te, ci devi lavorare. Quindi noi facciamo un passo indietro e sospendi quello che stai facendo. Se hai dei contatti non puoi farli perché noi non parliamo con te, quindi sposta quello che hai. Questo ve lo spiego a mie parole, ma è quello che mi spiegano a me, non a parole ma a sentire, ok? Io non li percepisco. Quando succede qualcosa, un cambiamento, che devo capire cosa sta succedendo, loro si fermano, ok? E io se dico a Federica c'è qualcosa che non va, Fede mi guarda e mi dice sì, non ho più mal di testa. Questo è anche nella vita normale. Si vede che c'è un distacco perché devo capire determinate cose sia del mio cammino terreno, perché faccio anche quello, e sia magari dei contatti. Quindi mi danno un alt, ci sono stati alti di mesi, si parla, non di giorni, ok? Si possono essere giorni, settimane, mesi, e ti dicono: ok, adesso ti fermi e capisci, poi riprendiamo, non ti preoccupare che solo non sei, ok? E non ti mancherà niente. Ed è succede questo. Però cioè, dobbiamo ascoltarli, perché se non li ascoltiamo i contatti non vengono da noi. Cioè, non vengono da loro, ma vengono da noi perché facciamo le letture psichiche, ok? Un contatto medianico si sente, c'è la vibrazione e tutta l'emozione, un contatto psichico è diverso. Okay? Poi un'altra cosa, vi spiegherò più avanti, ma lasciamo stare. Poi faremo delle lezioni, vediamo se riusciamo a lavorarci su questa cosa. Però è anche questo, ok? Quindi ci danno degli alt, ma ci fermano proprio. Io, anch'io ho avuto
che chiedevo alle persone che mi aiutano come mai, certo che li hanno avuti tutti questi blocchi, tutti, perché c'è da capire, la medianità non lavora 365 giorni l'anno, no, un medio non può lavorare 365 giorni l'anno, perché è un suicidio, soprattutto personale, fisico, energetico. Quindi abbiamo degli out. Perché stacchiamo determinate volte? Perché magari voi dite, ma i tempi sono lunghi per avere un contatto. Sì, non è che c'è la fila, è che abbiamo anche degli out. Quindi non possiamo fare, per dire, 10 contatti al giorno, possiamo farne 2-3, per quello che c'è la fila. Cioè, io parlo di me stesso, attenzione, posso farne 3-4 al giorno, non posso farne 10, poi magari ci sono i giorni che sono da un'altra parte, quindi per quello che magari le date sono lunghe, non perché c'è la fila, perché c'è questo percorso. Così l'ho spiegato, così la gente lo capisce. Quindi ci sei ricercato? Sì, ma c'ho anche altre cose da fare, per quello che, perché sennò sono mazzate. Ok, anche da parte della mia moglie, perché ogni tanto devo staccare, sennò ho fatto proprio il gesto. Allora, infatti mi ha fatto ridere tanto, mi conosci vecchio ormai, sì. Allora, e ci sono delle cose che devi sistemare, ok, Ilaria? Allora, Jerry, mi fai capire una cosa, ma le entità sono colorate, cioè viola, bianco e azzurro? Allora, non siamo tutti uguali nel vedere l'entità, ok? Non è tutto uguale, nel senso, se sono entità, io le vedo come i colori dell'arcobaleno, ok? Cioè sono questi colori pastello, so che sono persone dell'oltre, non sono persone sulla terra, non faccio confusione. E poi in base a chi arriva capisco come è andato, in base ai colori che mi mostra, cioè quello che vedo, ok? Perché noi abbiamo un colore un po' più denso, un po' più, diciamo, un po' più pastello, perché sennò ciao, sennò facciamo perdere, sarebbe un caos. Ok, molti medium affermano di non riuscire a vedere e sentire i propri cari. Esattamente, Mariella, esattamente, Mirella, esattamente. Per quello che quando è non so cosa rispondere, perché io non li vedo. Grazie, Mirella. Non ho parlato di vite parallele. Mia mamma ha provato ad entrare nella mia mente mentre pensavo a tutt'altro, ma purtroppo non l'ho ascoltata. Ok? Adriana Carla, mi sta capitando spesso di sentire dei brividi per le doca tra i capelli. C'è chi pensa che sia la circolazione, io penso che sia mio padre, io penso che sia la seconda che si sta facendo sentire così. Tu che ne pensi? Io penso che sia la seconda, perché in questo momento non stai sereno nella vita. Lui cerca di darti aiuto. Io non sono, io non sento, non è. Non vedo, sono triste e demoralizzata. Ok, grazie mille, buon anno. Ok, io Rosa non ho trovato la tua risposta, quindi ok. Perfetto, allora ragazzi, sono un quarto alle 11, è stata una diretta bellissima, ok? Io vi ringrazio di cuore, ci vediamo l'anno prossimo con le nostre dirette. Io vi auguro un buon anno, un sereno ultimo, ok? Cercate di vivere la vita in modo diverso. Cercate di fare un passo, ognuno ha il suo modo di percepire. Sì, Eleonora, esattamente, ognuno ha il suo modo di percepire. Per quello che ho detto, io non so come comportarmi quando una persona mi dice: sto parlando con mia mamma, parlo con mio papà, perché purtroppo non posso dare riscontro, perché io non ho questi riscontri, capito? Perché ognuno di noi è diverso. Certo, Leonora, certo. Vi auguro una buona notte, un buon anno a tutti voi. Sappiate che per me siete una famiglia, ok? Mi aiutate nel mio percorso di vita, soprattutto risvegliate la mia memoria, ok? Vi prometto che, prometto io no, però cercherò di studiare di più, ok? Per me stesso, e per cercare di fare questo cammino con voi dello studio, ok? Quindi ringrazio ancora Gaetano Vivo, Pamela Bona e Edel per questo spazio che mi danno su Briggs Online. Ringrazio con tutto me stesso, da parte mia e da parte di Federica, Katia Damiani, che non solo mi aiuta, non fa, mi stanno scendendo, guarda, vedi, mi stai facendo emozionare, perché non parlo mai di queste cose, perché mi aiuta non solo dentro Bridget, ma anche esternamente, quindi grazie di cuore.
ok? Soprattutto per le parole. Ringrazio tutte le persone le quali mi vogliono bene, vi ringrazio, io vi mando il mio bene, ok? Ma veramente. E ci vediamo nelle nostre prossime dirette, cercate di passare un buon anno, ok? Vi voglio bene. Sappiate che se mi mandate gli auguri di buon anno, farò un video per ringraziarvi tutti quanti, perché se no non riesco a starmi dietro, ok? Quindi vi ringrazio anticipatamente, ok? E posso dirvi una cosa? Non giudicate mai una persona dall'aspetto, ma cercate di conoscerla profondamente dentro, veramente, ok? Perché tante volte quello che vedete non è quello che è dentro, ma sapete perché ve lo dico? Perché lo vedo anch'io, ok? Nel senso che tante volte ho delle sedute che vengono delle persone che fuori mostrano una cosa e dentro sono un'altra. E infatti dal mondo dell'oltre dicono: perché non ti togli quella maschera e fai veramente vedere chi sei alle persone che ti stanno vicino e la smetti di avere queste paure? Quindi basta giudicare e cerchiamo sempre di vedere chi abbiamo davanti, ok? Buonanotte a tutti, grazie di cuore, buon anno, ciao ciao, ciao ciao, alla prossima, ciao, ciao a tutti, basta, ok? Ciao ciao, vi salutano anche dalla regia, ciao ciao.